Quindi stiamo andando a vedere appunto la villa dei supereroi, che è nuova villa, bla bla bla, sembra una figata pazzesca. Se la volete iniziare a vedere, perché magari non l'avete ancora mai notata, è quella lì dove sono tutti gli alberoni, la vedete? Quella là, in fondo. Ha tutti gli alberi di schiera e poi ed è enorme. Comunque migliora anche il rifugio ritirato, perché tu ti fai rifugio ritirato, villa, poi vai in questa zona qua e vai a fettare corso commercio, non è male. No, è bello che comunque abbiano migliorato anche le zone che non venivano mai toccate, cioè è bella sta roba. Mi piace molto. Ok, credo che all'incirca ora posso far andare abbastanza lentamente perché avevo già iniziato ad aprire, però aspetta un altro po' di bollettino, me lo posso fare? Troppo carino questo ombrello, sono innamorata, mi piace troppo. Che figa che è! È proprio una villa, villa, villa. È proprio una villa. E guarda anche all'inizio, ci sono, c'è tipo la casettina del portiere, come nei film. Bellino. Ah, c'è pure una lettera sopra. No, la voglio, io sono giusto all'ingresso, perché ho puntato all'ingresso. Allora, raga, io vado. Visto subito il passaggio sotterraneo, mio Dio. Arrivo. Raga, sotto immediatamente c'è una base da supereroi che non avete idea. Quindi è la casa di un supereroe. Tutta la vita. No, che roba figa che hanno fatto però, cioè, guarda anche qua. Che roba figa che hanno fatto. Tra pieno di loot. Qui c'è il classico sorta di garage per partire con la macchina che vola o un elicottero, quello che si vuole. La lettera dobbiamo trovare. Adesso dobbiamo trovare la lettera. E vabbè, bello. Hai visto, Fer? Ma è bellissimo. Lalli, devi venire qui sotto. Arrivo. Io pensavo una lettera scritta, invece si intendeva una lettera della missione. No. Perché io stavo pensando proprio a una lettera di un supereroe. No, pensavo che intendessero una lettera. No, anch'io pensavo a una lettera di un supereroe. Accidenti. Io invece ho subito pensato alla lettera. Porca miseria. Tipo qua negli uffici c'è il design dell'eroe che abbiamo. Sì. Vedi? Sì. Della tuta dell'eroe. Guarda, Fer, qua. La maschera. Vabbè, bellissimo. La vedi? È casa sua. Più che casa sua sembra il laboratorio dove hanno prodotto l'armatura. Quindi dove lo hanno creato. Ma i supereroi hanno il laboratorio sotto casa loro, stile Batman. E hanno il villone, quindi è casa sua. Ci sta. Davvero bello. Allora, bellissima. Io mi servirebbe un po' di loot, quindi me ne vado un po' in giro, se non avete lo già spacco sto. Voglio andare anche sul tetto a prendermi la lettera. Per una volta il cerchio è decente. Lol. Cioè siamo dentro? Siamo proprio dentro, anche abbastanza tranquilli. Meno male, per una volta. Già. Ok. Ma poi sembra anche belluto sto posto, Cioè, nel piano di sopra c'erano 4 loot a terra più un chest. Interessante. Ok, ho preso la lettera. Perché pure vi informo che anche tutto il cortile è tutto loot. Sto vedendo. Solo io non ho trovato la chest. Però sento una chest qui sopra? Nel tetto? Ah, c'è pure una macchinetta? Qua c'è un tettuccio. Io sento una macchinetta. C'è un botto di gente. Cioè, lì è Pinnacoli in questo momento. Sì. Lì è Pinnacoli. È la nuova Pinnacoli. The new Pinnacoli. Rapide pendenti. Rischiose in italiano. Se lo volete sapere. Rapide rischiose. Rapide. Capite rischiose. Perché poi lo metto in inglese? Cos'è rapide rischiose? Cosa c'è di rischioso? Cosa sono le rapide? E tutti i player. Ecco perché è rischioso. Sapevano. Allora loro, i player rischiosi. Loro lo sapevano. Guarda che bella, Fere. Guarda il mio schermo. Bellissimo. Sembro uno di quelli dei caccia quando fanno il tricolore. Me... si sono superati con sto pass battaglia. Raga, non vedo però. Ci sono un botto di cose che a me piacciono. Lalli, sono un fumogeno, mi vedi? Sai che da me non se ne sono niente dietro. Ah, bello. Avevo... non facevo nulla. Qua quattro colori facevo il fumo. Che io mi qua comunque in questo palco c'era una lettera, io l'ho già fatta. Io non l'ho quindi, fatta, quindi se non la faccio. Vedete perché io l'ho già fatta, però c'è una lettera pure. Ma sapete intanto che... non mi sta facendo tanto loot. Un player c'è. No, due player, tre player, vabbè. Fatta! È la Hyperman. Portami. Qua c'è una chest, vai. Nuova arma. Not bad. Era bello quel pompa, vero? Hai ucciso uno? Ricarico, tranquillo. Sì, lo schivi? L'hai schivato. Due. Però uno stava schivando i colpi. Chi tira granate qui? Chi è che tira granate, raga? I nostri nemici, penso. Ok. Io non sono. Per una volta io non sono. Vedi che poi questo è il telone dove c'era il film che viene bucato nella cinematica. Bellissimo. Ok, trovato. Boo! No, dai.
Che brutto miss. Oh, chi mi spara? Chi mi spara? Da dietro, l'ultimo da dietro, tizio. da dietro, non ho mat. Morto. Finiti. Grazie. Mi regali quello slurp? O sei basso anche tu? Vabbè, bevo bene. Prima ti tiri la band. Lo so, però volevo anche lo slurp. Allora, certo, cara. Tieni. Con chi mi hai preso? Sono un tipo corazzato di un supereroe, Fere. Quindi salvi le povere donzelle. Esatto, esatto. Senza vita, senza shield. Sì. Proprio così. Allora. Ah, mi si sta un lì tutto lootare. È un po' povero, eh. Sì. Non è proprio la cittadina più ricca del mondo, però almeno ve l'abbiamo fatta vedere. Almeno l'avete vista. No, no, neanche. Steph è scomparso il matchmaking personalizzato. Cosa? Non possiamo giocare con voi? No, dai. Io non ci ho fatto caso. Non me lo dite. Allora, i consigli dicono che non si muore se si cade dall'alto col superpotere. Ok. Io adesso. Ditemi che c'è ancora un cristallo. Sì, io adesso provo. Se non è vero, consolini, non lo so. Meritate qualcosa di brutto. Non so se avete visto, ma i pezzi di meteorite danno tantissimo metallo. Sì. Ah, vero, vero. Allora. Vero. Avete delle bende? Sì. Io l'ho abbandonata qualche parte, ma era uno stack da 15. Non prendi danno! Che schifo. È un bug, ovviamente. No, è fatto di proposito. Vabbè, dici? Senso, lo sì. Graviti. Va bene, va bene. Figata. Bella raga, grazie. E M16 bianco ce l'hai già, Fere, ok. Io lancio granate, Fere. Ok. Bella sta scoperta, mi è piaciuta.